Salve a tutti, amici di Apuli Hotel, ben ritrovati alla nostra rubrica Itinerari di Puglia. Siamo nuovamente con Dario Durante di diariodellarte.it, guida turistica accreditata dalla Regione Puglia. In questa puntata parleremo di una zona della Puglia molto particolare, che è il Gargano. In particolare andremo a vedere la cittadina di Monte Sant'Angelo, è una cittadina che è in altura, in collina, a 800 metri, ed è un crocevia importante per diverse ragioni religiose e vedremo appunto come si sviluppa la sua storia. La cittadina di adesso. Come potete vedere, è una cittadina situata in collina tipica, tipico paese collinare pugliese con le case dipinte di bianco molto pittoresco. È patrimonio dell'UNESCO e fa parte del Parco Nazionale del Gargano. Dario, che cosa vuoi aggiungere su questo? Sì, è una città molto pittoresca, si raggiunge facilmente ma con molti tornanti e quando si arriva il colpo d'occhio è davvero incredibile perché è suddivisa in varie contrade con queste casette bianche e con i tetti con delle tegole tipiche di color marrone. Ecco, un'altra particolarità è il pane che viene prodotto a Monte Sant'Angelo. Qui abbiamo trovato con Dario che ha visitato più volte il paese di Monte Sant'Angelo questa particolarità. Il pane è una particolarità di tutta la Puglia, dal nord a sud, a tante varianti. È veramente una specialità culinaria della nostra regione. Sì, è un bottino, diciamo, indispensabile. Quando uno va via da Monte Sant'Angelo, ci sono pagnotti, si vendono pagnotti fino a 6 kg, quindi molto grandi. È vero, infatti abbiamo trovato in uno dei forni diciamo storici che potrete trovare nella città anche delle misure molto grandi con una storia che affonda le radici veramente millenarie. A Monte Sant'Angelo in particolare sorge una basilica dedicata all'arcangelo Michele. Sì, è un santuario Sì. di origine medievale. Qui vediamo l'ingresso, anche se la parte esterna è un po' rimaneggiata ed è un po' più tarda, però c'è un campanile lì vicino, di forma ecco-ottagonale, che fu fatto costruire da Carlo I d'Angiò, quindi dagli Angioini, dai francesi. Questa terra, in particolare, è terra longobarda, fin dall'età medievale. E i longobardi si legano al culto dell'Arcangelo Michele. C'è una statua in facciata. Eccola qui in pietra. Chi è l'Arcangelo Michele? È citato nell'Apocalisse. Ed è quell'angelo che scaccia il demonio agli inferi, munito di spada ed è armato, ma che pesa le anime prima del giudizio universale. E qui sul Gargano, secondo la tradizione, appare per ben 4 volte. La prima volta appare sotto forma di un toro che appartiene
a un ricco del posto, chiamato proprio Gargano, che una volta che lo ritrova, si accorge che non lo può più recuperare da questa grotta, perché è incastrato in questa grotta e decide di sopprimerlo. Ma la freccia che deve andare a uccidere il toro gli torna indietro. Questo è un segnale. Il ricco mercante chiama il vescovo, il vescovo di Siponto, dopo 3 giorni di digiuno, si reca sul posto e gli appare l'arcangelo che gli dice sostanzialmente che ha scelto quel luogo come luogo di apparizione e come luogo in cui edificare una chiesa. Dalla facciata della chiesa di oggi si va giù per 86 gradini, ecco, fino al cuore della grotta. Questi gradini sono particolari perché recano le iscrizioni di tutte i pellegrini che si sono succeduti nell'arco dei secoli. Cioè noi, scendendo, vediamo le firme dei pellegrini, fra cui c'è anche l'orma del piede di San Francesco Assisi. Si scende fino a giù, ecco, si accede in questa grande grotta, qui nel cuore del Gargano, è un luogo molto freddo, con una temperatura costante, dove c'è l'altare con un'altra statua di San Michele che è dorata, questa volta con queste arcate di ascendenza medievale. Sì, è un posto magico, è veramente uno di quei posti, in Puglia ce ne sono diversi, dove la storia ha incrociato la vita dei cittadini pugliesi. Ce ne sono diversi in tutta la Puglia, ma in particolare Monte Sant'Angelo è un posto veramente incredibile da visitare, poi in tutte le stagioni, anche in Sì, estate. tra l'altro, scusami, nella terza apparizione che avviene il giorno del festeggiamento liturgico, cioè il 29 settembre, l'arcangelo, secondo la tradizione, lascia l'orma del suo piede, mentre la prima apparizione risale all'8 maggio, quindi i festeggiamenti sono due. Però, come tu sai, Nazareno, c'è un cammino europeo di San Michele. Esatto. Io mi sono premunito di una cartina per mostrarvi la parte, diciamo, europea di questo cammino. È un diciamo, è come una linea immaginaria che unisce sette punti dell'Europa fino ad arrivare in Israele, e sono nelle nazioni dell'Irlanda, dove abbiamo Skellig Michael, St. Michael's Mount in Inghilterra, Mont Saint-Michel, che voi conoscete bene sicuramente, famosissima in Francia, la Sagra di San Michele in Piemonte, il nostro Monte Sant'Angelo, eccetera, giù fino in Grecia, e poi per finire troverete in Israele sul Monte Carmelo. Troverete in rete Sì, tante. questa. Sì, dimmi. No, dicevo, questa linea immaginaria, alcuni la associano proprio al colpo della spada che San Michele ha inferto al diavolo e che ha ricacciato negli inferi. Però io mi concentrerei su tre
tappe di questo cammino immaginario, San Michele, ecco, San Michele, la sacra di San Michele e Monte Sant'Angelo, perché? Perché c'è uno stretto legame fra l'ambiente e la natura circostante e questi santuari. Qui in Francia la natura gioca un brutto scherzo, perché per arrivare al santuario si può arrivare o a piedi quando è bassa marea, oppure si prende un'imbarcazione e si arriva quando è alta marea. È una cosa veramente particolare. Eh sì. Se scendiamo in Italia con la sacra di San Michele, che è il simbolo della regione Piemonte, qui per arrivare al luogo dell'apparizione bisogna salire tanto, a un certo punto si lascia la macchina e il luogo si raggiunge a piedi. Si fanno dei gradini chiamati lo scalone della morte. Addirittura. Mentre a San Michele si scende tanto, si scende per 86 gradini. Quindi, se in Piemonte San Michele appare su un'altura, in Puglia su una caverna. Quindi, capite bene, l'alto è il basso, il cielo, la terra, le viscere, e anche questo è un segnale, no? Certo, È un è un segnale segnale. dell'apparizione. Certo, la Però simbologia è importantissima in queste situazioni. sì, però il nostro santuario, quello pugliese, si va a, come dire, a innestare su un altro cammino, che è quello della Via Francigena. Esatto. La Via Francigena del Gargano, ecco, che vediamo qui in cartina, che parte da San Severo, In questa zona qui. corre lungo le città di San Marco in Lamis con il convento di San Matteo. Prosegue per San Giovanni Rotondo, si conclude a Monte Sant'Angelo, ma poi i pellegrini, diciamo che corrono giù verso il porto di Manfredonia, dove trovano, diciamo, una nave che li aspetta e che va verso la Terra Santa, oppure altri. Ecco, questo è il porto Di di Manfredonia. Manfredonia, oppure altri preferiscono, come abbiamo detto l'altra volta, visitare Bari e i resti del corpo del santo e Esatto. prendere lì la nave che li condurrà in Terra Santa. Interessante, è un tragitto lungo e tortuoso, ma altrettanto affascinante. Veramente unisce dei luoghi antichissimi e apparentemente lontani tra loro, ma poi, come vediamo, invece l'unione di questi luoghi è veramente antichissima. Sì, anche perché, ecco, questo è il golfo di Sì, questo è il Manfredonia, golfo di Manfredonia, sì, certo. e oggi si innesta un nuovo culto su questo cammino francigeno del Gargano, che è il culto per San Pio, Padre Pio da Pietralcina, che seppellisce e sepolto questa grandiosa basilica fatta da Renzo Piano. Anche questo è un posto famosissimo in tutto il mondo per il santo San Pio.
che non poteva scegliere, diciamo, un posto migliore per fondare la sua tutto il suo seguito, che non appunto il Gargano, quindi questa parte della Puglia così legata al cristianesimo. Sì, a chi andava al convento dei frati cappuccini a visitare Padre Pio esortava i pellegrini a non visitare soltanto lui, ma ad andare a Monte Sant'Angelo. Tra l'altro Padre Pio è anche legato a Monte Sant'Angelo, perché i giorni delle apparizioni di San Michele, cioè maggio e settembre, sono legate alla sua nascita e alla morte di Padre Pio. Quindi non so, qualcuno ci chiede un segno. Noi, viaggiatori di Puglia, ci vediamo soltanto e con un cammino spirituale che lega lo spirito all'anima, ma anche i luoghi e la natura. Beh, certamente, noi assolutamente, come Apulio Hotel nella provincia di Foggia, siamo a Lucera, che è molto vicina a questi percorsi, e a Rodigarganico nella parte nord della provincia foggiana. Ecco Dario, quindi qui si conclude il nostro itinerario di oggi, un itinerario, come abbiamo detto più volte, legato a una storia antichissima, luoghi diciamo fuori da quei percorsi turistici, diciamo di massa, luoghi dove veramente si può ritrovare se stessi, dove si possono ammirare panorami fantastici e dove si può fare un tuffo nella storia della cristianità. Sì. Tra l'altro suggerisco ai turisti e agli ospiti di Apulia Hotel di ricercare nel Gargano, perché ci sono organizzazioni che offrono proprio questi cammini, e c'è anche una serie di ospitalità per chi vuole fare proprio i cammini a piedi. Ecco, questo è un suggerimento importante, che sicuramente può far pensare tutte le persone che vogliono venire in Puglia a fare diciamo delle vacanze, dei giorni un po' diversi dal solito. Bene, per questa puntata direi che è tutto, siamo ai saluti. Io saluto Dario, lo ringrazio infinitamente per essere con noi e per condividere questi itinerari insieme a noi. Voglio ringraziare tutti voi che ci ascoltate, ci seguite con intensità e con voglia anche, vediamo dalle visualizzazioni che abbiamo sui social, è un programma questo che viene molto seguito, e vi invito a vedere la nostra prossima registrazione, la nostra prossima puntata. Arrivederci.